Marigliano, provincia di New Orleans. Per 3 giorni consecutivi Marigliano si è trasformata nella capitale del jazz, con concerti, mostre, proiezioni di film, seminari, presentazioni di libri, jam session notturne nei locali. Tutto con un unico comune denominatore, il jazz. Giunta alla sua 12ª edizione con un successo sempre crescente, la rassegna Marigliano in Jazz ha portato sul territorio nolano grandi artisti internazionali, senza dimenticare la promozione dei talenti locali. E soprattutto ha scelto location d'eccezione, luoghi che fanno parte della storia e della vita sociale della città. Negli ultimi anni abbiamo imparato a dislocare la manifestazione per far conoscere anche dei luoghi importanti e meno conosciuti anche a chi non è di Marigliano, o forse anche agli stessi cittadini. Per esempio stasera siamo in un chiostro del 400 di San Vito, ospiti dei frati minori, dove ci sono nella chiesa affreschi di scuola giottesca. Sposiamo anche il valore culturale dei nostri beni e cerchiamo di valorizzarli attraverso l'intervento poi di grandi star. Grandi star perché ricco è stato il cartellone anche quest'anno, con i concerti del Thomas Kowalczyk Trio o del Dana Stephens Group, che ha visto il sassofonista americano esibirsi in una performance di grande suggestione, accompagnato da Taylor Aegis al pianoforte, Michael Baranski al contrabbasso e da Greg Hutchinson, attualmente considerato uno tra i migliori batteristi al mondo, o quello che ha chiuso la manifestazione con la Marigliano Jazz Band, composta da tanti talenti campani guidati dal pianista Mario Nappi. Tutti gli eventi del festival sono stati gratuiti. Siamo un festival piccolo, ma non un piccolo festival. Finora la scelta della gratuità è stata questa proprio perché desideriamo, noi crediamo nella musica condivisa, per cui abbiamo aperto le porte a tutti, da quest'anno anche ad altre associazioni, per presentare libri, per mostrare la pittura, delle jam session. Caratteristica della rassegna è quella di far proseguire le serate dopo il concerto principale e di farle concludere con delle jam session nei locali cittadini, alle quali spesso si sono uniti anche i grandi artisti, per respirare un po' l'aria del jazz club d'oltreoceano e per divertirsi e divertire. È un festival che quest'anno si è fregiato anche del patrocinio della città metropolitana. Io ringrazio il comune che ci dà fiducia ormai da 12 anni, ma avere il patrocinio morale di regione e città metropolitana è un onore che speriamo di essere in grado di sostenere. La bellezza delle location ha colpito anche gli stessi artisti. Well, this place is a very unique place. I haven't played in a place where the audience is surrounding you. È davvero un posto unico, è un'esperienza molto bella suonare con tutta la gente intorno. È la prima volta per me nell'area metropolitana di Napoli. È molto eccitante, sono felice di essere qui. Napoli è stata sulla mia lista dei posti da visitare per molto tempo. Voglio ringraziare gli organizzatori per averci consentito di venire dagli Stati Uniti, dalla Polonia, e di condividere la nostra musica qui e di goderci la città. Grazie mille. Grazie mille.